Agropoli sta facendo le grandi prove, le prove per la città del 2000. E bandiera blu d'Europa, già 98 e 99 anche quest'anno, per la splendida spiaggia di Trentova. E la terza, la prima l'abbiamo avuta nell'87 e questa è la terza bandiera blu. Quindi Agropoli sta facendo, dicevo, le prove per cambiare un poco look. Agropoli piange uno dei suoi figli più amati, il professore Paolo Serra. Grande dominatore della scena politica e sociale della città per decenni, era stato sindaco di Agropoli in due occasioni, consigliere comunale e provinciale. Nel 1994, per una manciata di voti, non riuscì ad essere eletto alla Camera dei Deputati. A lui si devono molti progetti realizzati e programmati per lo sviluppo della città. Dal 1992 al 1995 era stato anche il presidente dell'Unione Sportiva Agropoli 1921, con cui sfiorò la promozione in Serie C, e il fondatore e l'editore dell'emittente Teleagropoli Cilento, che ha guidato per circa un decennio. Era il preside dell'Istituto Nobel. Da tempo combatteva contro un brutto male che non gli ha lasciato alcun scampo. Anche nelle fasi finali della malattia non ha smesso di combattere. Aveva 65 anni. Centinaia messaggi di cordoglio alla famiglia, provenienti non solo da Agropoli. Se la storia di un luogo, come è vero, la fanno le persone, Paolo Serra ha contribuito a scrivere la storia della città di Agropoli come pochi. Politico, editore, imprenditore, uomo di sport e di cultura, ha speso un'intera vita cercando di far sì che la terra che si sarebbe lasciato alle spalle fosse più bella di quella che aveva trovato. E lo ha fatto con tutti i mezzi a sua disposizione, con tutte le intuizioni di una mente appassionata, con tutti i sacrifici di un'esistenza spesa senza egoismi. Quando nel 2008 il professore cercò di ricreare la sua televisione, comprò uno spazio su un canale Sky, Blu 926. Anche le idee più contestate o stravaganti, come quella di trasferire il mercato in centro, e anche gli errori o la superficialità che pure gli sono stati rimproverati, erano partoriti dal continuo bisogno di rendersi utile. Negli anni recenti Paolo Serra ha vissuto più in disparte, ma la politica, passione e condanna non è mai riuscita ad abbandonarla veramente. Quando la sorella Elvira si candidò a sindaco, volle sostenerla pubblicamente, entrando in una delle sue liste, mentre nel 2009 si convinse a presentarsi alle elezioni provinciali. Nel 2004 si era candidato a sindaco di Agropoli per l'ultima volta, rioffrendosi ad un paese che bramava aria nuova, ma che non aveva mai smesso di stimarlo. All'epoca i suoi manifesti lo mostravano sorridere dietro ad una grande città, con una scritta: una città da amare. Posso il mare d'affetto di queste ore dimostrargli ovunque gli sia che quell'amore è stato ricambiato. I funerali di Paolo Serra si terranno domani, mercoledì 20 agosto, alle 10:15. Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione di via Petrarca. Salve, salve a tutti i telespettatori di Pianeta Notte. Complimenti per questa speaker favolosa. La sua Agropoli è fondata con lui l'azione politica. Lui è stato sindaco, sempre assessore, è stato anche assessore provinciale ed è stato sempre vicino ad Agropoli. Per pochissimi voti, anzi non è per pochissimi voti, perché non accettò eventuali compromessi, non è stato deputato a livello nazionale, perché perso per pochissimi voti nel 93-94, se non ricordo male. Quindi però tutti i suoi progetti, tutte le sue iniziative, tutto così come lui inquadrava e vedeva la città, sin da circa di 15-20 anni, stanno comunque pian piano realizzando. Quindi per dire che lui era già aveva la visione chiara. Il suo più grande insegnamento, insegnamento, ma è stato lui che ha già dato le linee guida su cui poi questa città è cresciuta e sta cercando di crescere. Quindi lui già guardava il futuro già decenni fa. Ne parlavamo spesso con lui di queste cose. Quindi Agropoli veramente oggi ha perso uno dei figli suoi più cari sicuramente. Allora Mario, mi permetto di ricordare insieme a te, ecco, Paolo Serra ci ha lasciato ad un mese esatto dalla scomparsa del nostro editore Antonino Scelsa. Entrambi nel mondo della comunicazione sono stati lungimiranti ad aprire le prime due emittenti sul territorio cilentano, Paolo Serra con Teleagropoli Cilento, Antonino Scelsa con Rete 7. Ecco, davvero dobbiamo ricordarli con affetto e tanta tanta gratitudine per quella che oggi è la comunicazione nel Cilento. Eh sì, io difatti poi spesso ero con loro, perché spesso
camminata Agropoli anche di conoscenza si incontravano e parlavano, ed era veramente sentirli parlare tra di loro e sentire parlare di quella che poi è stata la comunicazione, la telecomunicazione nel Cilento, ma anche a livello nazionale, perché loro la grandezza di queste persone è che vedevano, riuscivano a vedere al di là di quello che era il momento storico particolare. Quindi loro già prevedevano quella che sarebbe stata l'informazione che attualmente come noi la conosciamo, e quindi aver creato per il Cilento, aver portato la cultura, aver portato la conoscenza con tramite queste delle prime televisioni, veramente gli dobbiamo essere assolutamente grati ad entrambi. Veramente un caro saluto di cuore a lui, e per quanto riguarda il professore Serra, a tutta la sua famiglia, che è una famiglia eccezionale, che gli ha voluto e gli è molto vicino, tutti tra i parenti, gli amici e tutti quanti sono stretti intorno a lui, e sicuramente saranno stretti anche nel tempo futuro.